saluto da Darko e... Eclo! Eccoci su Tera, guide. Sì, ecco qua una nuova guida di Tera. Oggi vi mostreremo come riuscire a fare Democron Factory nel modo più efficiente possibile. Prima di tutto vi diciamo che Democron Factory perché farla? Semplicemente per ottenere l'equipaggiamento Dreadnought. In questo video abbiamo deciso di mostrarvi solo unicamente i boss, perché comunque tutti gli altri mobetti che si incontrano per strada sono davvero facili. Non hanno una metodologia particolare per essere affrontati, diciamo. Ci concentreremo sulle metodologie dei boss e su alcuni trucchi per poter affrontarli al meglio. Quindi vediamo subito i primi due boss, che sono Vera e Prima. Allora, ci sono diversi modi per affrontare questi due boss, ma il modo più usato è quello che il tank e tutti i DPS si devono concentrare su Vera. Un DPS invece deve tenere occupato Prima, portandola lontana da tutto il resto del party, come potete vedere che sto facendo io nell'instance. Un'altra cosa importante da tenere in considerazione, Vera, il boss del tank, creerà delle pozze di un diametro di 10 metri intorno a lui, che sono da evitare, quindi il compito del tank è quello di portarlo sui lati esterni della stanza, in modo che vengano sparse in linea circolare in tutta la stanza, per evitare che i DPS o altri membri del gruppo finiscano in mezzo. E il boss Vera, ad un certo punto durante il combattimento, dirà questa frase. Significa che Prima arriverà verso di lui. Il DPS che si sta occupando di Prima deve aumentare il DPS per portarla lontana. Perché portarla lontana? Portarla lontana perché se Prima fa questa determinata skill che vedete, può spostare sia i DPS che il tank che lo sta tankando, dando problemi sia al tank, che potrebbe perdere l'agro o venire colpito, e in più il DPS se può rischiare di finire dentro le pozze che ha fatto Prima il tank. Oltre alle skill di Prima, Prima ne farà altre che comunque sono abbastanza fortine, come questa qui che è una specie di sfera luminosa, o quell'altra target, questa qui verde a target, e tutte queste skill, o questa qui da vicino. Poi può anche fare una trappola che può essere confusa con la skill quella che spinge lontani, dato che il diametro è uguale, che è questa qui, come assomiglia molto a quando il sorcerer fa la trappola del... Vi consigliamo vivamente di cercare di evitarle abbastanza tutte quante. Sconfitto il primo boss, si dovrà proseguire verso il secondo ovviamente, ma per proseguire vi troverete davanti un gruppetto di mob su un ponte, e su questo ponte dovete comunque tenere attenzione che sulla destra del ponte ci sarà una spruzzata dell'esorcista. Parisci! Che vi avvelena e vi toglie vita piano piano. Detto ciò, una volta sconfitto tutto, potete proseguire e vi troverete davanti al secondo boss, che è Odon. Eccoci qua a Odon. Allora, ogni classe qui ha dei compiti e delle responsabilità, come con tutti i boss. Il Mystic appena arriva deve sicuramente fare tantissime palline, perché farà delle skill che necessita avere tante palline in mezzo a tutta la stanza. Dopodiché può andare tranquillamente di lato al boss. I DPS invece hanno il compito di stare sempre dietro, grazie a questo faranno più danno. E in più, questo boss ha poche skill che fanno danno da dietro, che adesso vedremo, ma ne ha davvero poche, quindi standogli dietro vi siete assicurati già di subire poco danno. Il tank invece si deve preparare a subire un bel po' di colpi, alcuni saranno segnati di rosso come d'aiuto, e altri invece no. E in questo tutorial vi facciamo vedere appunto quali non sono segnate e quali sono segnate. Con questo attacco del boss, il tank deve stare pronto a pararsi se non vuole subirsi direttamente il danno e non rischiare di prendersi un debuff. Il boss, dopo le sfuriate che fa sul terreno con le sue chele, si preparerà anche a fare delle skill più dannose che provocano anche sanguinamento, come questa qui che si forma il cerchio davanti a lui ed è il segnale che si sta preparando a farvi un danno, quindi il tank deve essere pronto a pararla. Quando vedrete questo cerchio intorno a lui, tutti quanti si dovranno preparare, perché vi dovrete spostare da esso, perché il boss farà un salto e quando atterrerà subirete tutti quanti danno che sta dentro il cerchio e in più provocherà sanguinamento il danno causato. Ok, quando leggerete questa scritta, Burn, dovete essere pronti perché è la parte più problematica di questo boss.
il boss farà comparire delle strisce su tutto il terreno, lasciando degli spazi vuoti. Potete schivare o frenare come ho fatto io, oppure stare negli spazi dove non c'è il rosso. Se doveste essere colpiti da queste strisce, vi prenderete un debuff. Il debuff in sé, se viene preso una volta, non è un problema grande, perché comunque un colpo, uno stack di debuff toglie sui 10.000 ogni 2 secondi per 30 secondi. E più si può arrivare fino a 3 stack, cioè 30.000 ogni 2 secondi per 30 secondi. Questo attacco viene eseguito quando la vita del boss è all'80%, 70%, 50% e 30% della sua vita. Ora capite perché avevo consigliato al Mystic di fare tante palline, soprattutto se è l'unico curatore nell'instance. In più, appena finito il Barn, consiglio anche di fare il Warding Totem, in modo da ridare vita a un po' di persone che magari lo stanno iniziando a perdere a causa dei debuff. Questo che vedete adesso è l'unico attacco che farà da dietro, sempre comunque da evitare perché provoca avvelenamento. Ad un certo punto il boss richiamerà Lead con una frase sopra la sua testa. Lead bisogna stare attenzione perché daranno un po' di problemi al tank, quindi sono da far fuori. E in più possono, se ti colpiscono, crearti il rallentamento. Quindi se dopo esce il burn, essere rallentati è un grave problema. Il boss al 10% di vita farà nuovamente un altro burn, ma questa volta verrà chiamato con un nome diverso, Wuthering Intruder, cioè che verrà ripetuto 4 volte invece che 3. Proseguiamo adesso l'instance verso l'ultimo boss, Verno. Allora, per Verno ci sono diverse disposizioni da assumere in base a che classe si è. Il tank deve stare davanti al boss, i DPS dietro, i curatori dietro ma un po' spostati leggermente laterali. Adesso vediamo come si metterà Ryu, perché in modo che così riesce a curare il tank. Appena si è arrivati, una cosa una classe deve fare: il Mystic deve avere l'accortezza di mettere qualche pallina davanti al boss lanciandole, in modo che il tank le possa tenere lì di scorta e usarle quando gli serviranno. Il boss farà delle linee alternate sul terreno, dopodiché farà fuoriuscire del gas che farà del danno. In questa fase il tank dovrà stare più vicino al boss, perché colpirà più esterno il boss, soffierà verso l'esterno. Per questo attacco del boss non c'è tanto da dire, formerà un raggio intorno a lui in cui dovete allontanarvi se non volete subire il danno. Quando leggerete la scritta "I will kill you all", dovete prepararvi perché il boss starà per fare dei raggi che gireranno in senso orario per tutta la stanza. Quindi dovete essere pronti a schivare al momento giusto, per se non volete subire un danno esagerato o addirittura la morte. Come vedete, anche contemporaneamente ai raggi di prima si formeranno delle strisce a terra che rimarranno per un buon numero di tempo. Questa è quella che noi chiamiamo ciambella, perché è a forma di ciambella, e ovviamente anche questa è da evitare. Quando dice get out consigliamo di andare esternamente. Non è una skill che fa così tanto danno, però verrete buttati verso l'esterno. Un'altra cosa da sapere sul raggio che fa il boss è che viene attivato quando raggiunge 90% della vita, e come nell'altro boss ogni 20% di vita tolta farà il raggio. Quando uscirà una scritta "You will all burn", il boss farà un cerchio che parte da se stesso fino a raggiungere tutto il perimetro dell'instance, ed è da skippare o evadere da verso di lui, perché farà danno solo dalla punta del cerchio. Circa il 10% della vita del boss comparirà la scritta "From the Ashes New Life". Vuol dire che arriveranno delle add. Il problema di queste add non è il danno, ma quando si viene colpiti da queste add provoca un debuff che inverte
i movimenti del personaggio, ti inverti diciamo la tastiera, se tu vuoi andare a sinistra ti va a destra, se vuoi andare a destra ti va a sinistra e dicendo. Un'ultima cosa da sapere è che al 10% di vita il boss rifarà di nuovo il raggio, ma lo farà due volte di fila. Ok ragazzi, questa guida è finita, spero che chi deve andarla a fare abbia seguito tutto con molta attenzione. Se ci sono domande fatecele, se abbiamo saltato qualche pezzo, se qualcosa non vi è chiaro, se siete delle classi specifiche e volete qualche informazione in più per voi proprio. Fatecelo sapere con un commento qua sotto. Quindi se il video vi è piaciuto potete lasciare un bel like qua sotto e anche un bel commento. Potete trovarci anche sulla pagina Facebook, Instagram e Google+. Quindi da Darko Chloe è tutto. Ad un prossimo, prossimo video. Forse la No, lui può entrare, aspetta. Può entrare. Ah no, solo tu, vai, vediamo cosa c'è. Ma perché solo io le cose difficili?